E ben ritrovati ad una nuova puntata di Come se fosse facile l'approfondimento televisivo di Rimini Social. Questa sera parleremo di un argomento un po' diverso da quelli trattati nelle scorse settimane. Parleremo di. Corsi di informatica e adesso capiremo perché. Sono corsi di informatica un po' particolari. Fanno diciamo, il progetto FA Capo, il progetto Pane Internet, eh, di cui fa capo la regione Emilia-Romagna. Noi parleremo del punto pane internet e dei servizi, in questo caso dei corsi di informatica organizzati qui all'interno del, del Comune di Rimini. Ne parleremo con Milena Cecchini che è la coordinatrice del punto pane internet del Comune di Rimini. Buonasera. Buonasera a tutti. Con Eugenia Rossi di Schio, assessore del Comune di Rimini con delega all'innovazione digitale, ricerca, sviluppo e servizi civici. Buonasera. Buonasera. E poi con Serafino Monaldi, buonasera. Buonasera. E Sandra Clementi, che sono due cursisti, no. due partecipanti ai corsi. Allora io vorrei cominciare subito con Milena. E chiederle che cosa sono, che cos'è il punto pane internet, di che cosa si occupa e quali sono i corsi che vengono presentati ai, ai partecipanti. Allora, pane internet è un progetto. Eh, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, che nel 2005 ha deciso di cambiare un po' prospettiva, PanENTER è un progetto più datato, più vecchio, e ha deciso di cambiare un po' prospettiva e di mh, dare il via a una nuova edizione del progetto, cercando la collaborazione degli enti territoriali. In questo caso uno degli enti prescelti. In questa fase pilota è, è stato Rimini. Eh, L'amministrazione ha deciso di partecipare a questo progetto ed è nato il punto Pane Internet che ha la sua sede presso l'ufficio relazioni con il pubblico comunale. Il punto Pane Internet del comune di Rimini ha, gestisce diverse attività che hanno uno scopo principale, quello di... Ehm, sostenere eh, le persone che per età o per cultura hanno poca familiarità con eh, l'informatica e con le tecnologie digitali e per questo motivo organizza dei veri e propri corsi in aula della durata di 20 ore, corsi che sono di base ma si dividono tra Primo livello e secondo livello. Primo livello proprio si parte dalle nozioni di base e secondo livello per persone un pochino più esperte. Oltre ai corsi in aula ehm, è stato organizzato un servizio che è piuttosto innovativo che si chiama eh, facilitazione digitale. Questo servizio è un uh, servizio che si eh, richiede su appuntamento e le persone eh, hanno un sostegno attraverso un operatore esperto e eh, con questo operatore si esercitano o su alcuni eh, strumenti come può essere, possono essere i social network, l'email oppure su alcuni programmi quindi che ne so, programmi di videoscrittura, il fotoritocco e via dicendo quindi in questo caso le persone hanno a disponibilità un tot di ore tre o cinque e, e la, possono usare queste ore per soddisfare le criticità in materia di informatica e digitale che hanno poi organizziamo dei, degli eventi che sono eventi di diffusione della cultura digitale. Le tematiche qui sono dalle più svariate. Si può parlare di sicurezza in rete, di servizi online delle pubbliche amministrazioni, di lavori legati al digitale e, e, e così via. Ecco, prima di scendere diciamo, nel, nel dettaglio dei corsi dei partecipanti, volevo chiedere all'assessore perché il comune di Rimini ha deciso di partecipare a questi a questo progetto il progetto è un progetto pilota che si inserisce nell'ambito dell'agenda regionale dell'agenda digitale proprio promossa dalla regione Emilia Romagna il comune di Rimini ritiene che sia un aspetto molto importante per la digitalizzazione il mio assessorato è un assessorato per definizione trasversale nel senso che l'assessorato all'innovazione digitale è proprio un assessorato che si pone al servizio di, tutti, ehm, di tutte le cose portate avanti dal Comune in modo da cercare di rendere il più possibile agevoli, fluide. Quindi parimenti bisogna lavorare su due aspetti. Da un lato portare il più possibile online i servizi in modo che il cittadino possa, anziché per esempio prendere due ore di permesso al lavoro per fare una fila, negli orari di apertura dello sportello, poter comodamente da casa accedere al servizio online e sgravarsi di un'incombenza con le modalità che egli possa ritenere più comode e coi tempi che gli possa ritenere più comodi. Dall'altro lato, però, per consentire ai cittadini di fruire al meglio di questa tipologia di servizi, bisogna anche metterli in condizione di Accedere ai servizi e dare anche loro le infrastrutture, cioè aver, consentire a tutti i cittadini di avere la banda ultrararga, la possibilità di accesso alla rete tramite la wifi, insomma, quindi serve sia un'infrastruttura sia anche delle competenze informatiche, in modo che ogni cittadino, anche quelli che vediamo come potenzialmente più deboli da questo punto di vista, penso non so, magari a qualche anziano oppure a cittadini extracomunitari che. Non hanno magari neanche dimestichezza con la nostra lingua, oltre che con qualche tecnologia, insomma, mettere tutti in condizione di poter fruire dei servizi del comune. Quindi, diciamo, ci si muove su due fronti: da un lato il comune che deve fornire il servizio e dall'altro il corso che cerca di guidare Afficinare passo passo le persone a questi, esatto. a questi servizi. Ecco, um, Milena. Um, Qual è stata la risposta eh, a, a questi corsi? La, la, la partecipazione? Allora, la domanda diciamo che ci ha un po' travolto, se vogliamo dirla tutta. È stata molto alta la richiesta, molto. E Pane Internet era, dicevo, un progetto già conosciuto perché l'Emilia Romagna ci aveva già lavorato, la regione Emilia Romagna negli anni precedenti, quindi era un nome che era già passato ehm, tra le persone e quindi era riconoscibile. Eh, quando abbiamo dato le prime notizie attraverso i comunicati stampa, attraverso eh, i nostri canali social, eh, questa cosa ha cominciato a diffondersi e, e, ed è arrivata una domanda veramente alta. E che cosa è successo? Che abbiamo dovuto modificare un po' le, ehm, il, il modo di accedere a queste attività, proprio perché la domanda è stata molto alta. Abbiamo dovuto cominciare a costruire una vera e propria banca dati di preadesione alle attività e nel momento in cui davamo l'avvio alle diverse attività... Eh, ricontattare le persone per sapere se eh, volevano e potevano partecipare alle, mh, alle offerte che in quel momento erano, si aprivano o erano in corso. E, mh, ecco, questo ha fatto, ah, scusi, no, non ho questo ha fatto sì che per esempio per partecipare a un corso in questi anni c'è stato un minimo di, eh, un minimo di eh, attesa. Diciamo che adesso, dopo due anni siamo arrivati a un buon punto, nel senso che la banca dati si è veramente accorciata. Adesso, i tempi, dal momento in cui uno fa domanda al momento in cui andrà ad accedere ad un corso in aula si sono eh, molto, molto ridotti. E... Ecco, per capirci di quanti corsi e di quante allora, persone no... parliamo? Allora, noi avevamo pattuito con la regione Emilia-Romagna che avremmo fatto. Questo per tre anni: ogni anno sei corsi di primo livello e due corsi di secondo livello. E, più delle attività eh, che, che nascevano eh, spontaneamente in base alle richieste e ai bisogni, perché oltre poi alle cose che ci sono state richieste dalla regione, questi numeri, noi abbiamo dato vita anche ad altre attività che abbiamo voluto sperimentare. Teniamo conto che noi in questo momento abbiamo una banca dati che conta più di 400 eh, nominativi, nominativi. E, e quindi insomma questo dà l'idea di che cosa è un po' La, la fascia d'età più o meno? La fascia d'età è una fascia di età alta, nel senso che il progetto si rivolge alle persone che hanno un'età superiore ai 45 anni. Eh, le persone che partecipano ai nostri corsi, per la diciamo, maggioranza, sono persone che eh, superano i 60 anni. La fascia di età più alta è 60-70, ma anche oltre 70. Assessore, quanto, quanto costa il digital divide al comune di Rimini o in generale alla, alla politica? Cioè quello è, difficile, che diceva prima... è difficile fare una stima economica, se lei intende quanto costa in termini no, proprio sì, di monetizzazione. Cioè, non entrare proprio esatto, nei numeri, però per capire quanto pesa... è difficile. No, devo dire che è un aspetto che va senz'altro colmato. E accanto ai progetti pane internet, eh, mi preme menzionare la Get Online Week. La Get Online Week è un'iniziativa europea europea alla quale aderisce l'Italia, aderisce in particolare la regione Emilia-Romagna ed aderiamo noi come comune di Rimini, in particolare come punto pane internet. Ci sarà un'intera settimana, quella che inizia il 27 di marzo e sconfina i primissimi di aprile, credo il 2, che sarà interamente dedicata a ridurre il digital divide e a cercare l'inclusione digitale per tutti. Questo significa che il tema non è un tema riminese ma è un tema addirittura europeo, nel senso che esiste proprio questo organismo che è una ONG, un'organizzazione non profit che si chiama Telecenter, che è un'organizzazione europea alla quale noi aderiamo proprio come regione, che desidera... Promuovere e ridurre il digital divide. Noi, nell'ambito di questa Get Online Week, cioè settimana interamente dedicata alla promozione della cultura digitale, in particolare all'utilizzo del web, quindi vogliamo tutti andare online, come comune di Rimio, organizzeremo tre eventi, tre eventi che rimarcano quelle che sono le tre direzioni che la regione ha identificato, cioè la sicurezza informatica, i servizi online e. Le opportunità di sviluppo imprenditoriale. Allora, per quanto riguarda la sicurezza informatica, faremo un evento con i ragazzini e eh, i ragazzi delle scuole per sensibilizzarli sui temi della sicurezza informatica. Per quanto riguarda i servizi online, invece, avremo un evento per spiegare diciamo, come possono essere sfruttati i servizi online in abito sanitario. E per quanto riguarda invece lo sviluppo, le opportunità di sviluppo economico e imprenditoriale, faremo un evento per promuovere l'uso dei social media come creazione del proprio branding, no? cioè quindi come cercare di promuovere la propria professionalità anche utilizzando i social media. Ehm, adesso vorrei scendere un attimo proprio nella quotidianità del corso, volevo chiedere Serafino, sì. sì. come è arrivato al corso. <ride> e come è stato il corso che ha frequentato? Allora, io al corso sono arrivato, innanzitutto, devo partire un po' precedentemente, 6-7 anni fa, comprai un tablet, no? <ride> Che si trova in tutti i commerci, ovviamente. E per comprai questo tablet, ovviamente cominciai a, a navigare da solo, ma senza ad autodidatta, non ero capace di niente. Poi un mio amico mi ha incominciato a dare le prime lezioni: diciamo, come si faceva un account. Per entrare in Google oppure in Facebook e via dicendo. Poi ho cominciato ad autodidatta, a navigare come si dice, no? e a quel punto ho scoperto sul sito del comune che c'era questo corso di informatica pane internet. Dopodiché sono andato a iscrivermi, come diceva la coordinatrice, dopo qualche mese partecipai al corso. E lì c'era un insegnante abbastanza bravo, eravamo circa una ventina, tutti della mia età più o meno, via. E abbiamo incominciato a imparare, tra, tra virgolette avevo comprato già un computer, ma ancora era come era lì. Era impacchettato. <ride> impacchettato, brava. <ride> e e cominciai a, a navigare sempre con l'aiuto di questi insegnanti. Praticamente abbiamo finito il primo corso, adesso non sto a prolungarmi molto, abbiamo finito il primo corso che sono rimasto molto soddisfatto perché da quello che non ero capace quasi niente ho incominciato a navigare a fare gli account su Facebook incominciare a preparare le cartelle anche se la memoria era un pochino scarsa no? la sua o quella del tablet? no no la mia quella del tablet ce n'è ancora e, e ovviamente sono andato avanti poi terminato il corso che sono rimasto soddisfattissimo anzi altri eh, allievi come me che non avevano il computer tutti alla corsa a, ad acquistare il computer, il computer. Esatto. <ride> Dopodiché mi dissero che c'era un corso superiore e io mi sono iscritto subito Oggi devo dire con gli, eh, gli insegnanti di, del secondo corso de, diciamo che c'era de, de, degli insegnanti teorici un altro tutor che ci seguiva in base alle lezioni che facevano, se avevamo compreso meno, ci sarebbe da parlare parecchio, però so che i tempi stringono e feci questo corso, oggi posso andare tranquillo, perlomeno non dico al 100%, ma al 70% posso riuscire a navigare, sono iscritto con il codice PIN dell'Inps, il fascicolo sanitario l'ho già fatto da solo. Eh, questo mi interessava. La, la, la sua quotidianità, i servizi a cui accede, come com com è cambiata da quando ha cominciato? Molto, 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 perché appunto eh, diciamo anche con i, i rapporti con la banca. Oggi una volta c'erano i, i, i cartoffi che arrivavano, andati. oggi io vado sul computer, mi collego con la mia banca e guardo quello che ho. C ho sempre i debiti, <ride> però comunque. Però almeno non fa in fidi. Il leggo subito, eh. Ecco. <ride> Bravo, così li leggo subito. Mi per aspettare Cioè, così io è già. <ride> esatto, è già un anno e più, diciamo, che diciamo prenoto. Tramite il fascicolo sanitario, e certo. eh, vedo i miei risultati senza andare all'ospedale e via dicendo. Ho esatto. risparmiato di certo. la qualità della vita. E, dico la verità, mi trovo molto bene, anzi, come dicevo con la coordinatrice, se fanno dei corsi ancora più a, a livello più alto, parteciperei ben volentieri, anche se la spesa non abbiamo speso niente ai precedenti me però se c'è anche da spendere qualche cosa, diciamo. E vale la pena anche investire molto, in molto, volte. molto molto. Sandra, invece, la sua di esperienza? Anche per me è stata un'esperienza molto positiva. Prima di tutto, perché, come diceva lui, l'insegnante gli insegnanti è molto molto validi. E anche il tutor, molto bravo, ti seguiva, proprio ti invogliava a partecipare a questi corsi. E anche se io a casa sì avevo le prime nozioni, anch'io. Uh, di, di computer no? le, le prime nozioni da che arrivano? Amici oppure nipoti? Figli? Da mio figlio <ride> <ride> sì, perché era lui che mi. Beh, la scrittura più che altro: sì. scrivere lettere, scrivere eh, le mie ricette <ride> di cucina. Così. Perché lei è la madre e... delle ricette, <ride> <ride> e poi insomma, le prime lezioni così e, e, e partecipare a questi due corsi, feci il primo eh, al primo livello e il secondo livello, è stato veramente. Eh, una cosa piacevole, anche lei adesso una buona giornata. Sì, anche se non lo... io come donna meno di, donna, sì, meno di lui, sì, lui perché per lui, sta sempre, lui sta e sempre sei sei seduto, uh, eh, no, io, io so, no. So più, tempo, più ho più tempo. è una questione Ma, la, la, di tempo. la signora che è brava in cucina, però, tutti gli allievi hanno adesso Sandalo voleva rimarcare. C'è questa che hanno tutti sottolineano questa grande pazienza dei docenti e dei sì, tutor. Sì, ecco, ecco la e... sottolineo infatti. Si <ride> sottolinea perché invece cosa succede? Che a casa nessuno ha mai tempo per ecco. aiutare. Ah, un po sì, poca sì. Pazienza, eh, Esatto, e quindi invece lì le il docente e il tutor sono lì per quello. Sì sanno che hanno a che fare con persone che hanno una dimestichezza scarsa con le tecnologie certo. e quindi eh, entrano in aula con una certa eh, disponibilità. Sì. I docenti e i tutor, allora i docenti sono persone che hanno o una formazione informatica mm -hmm. oppure sono persone che eh, hanno una formazione più umanistica, quindi magari sono formatori, sono ex insegnanti e che mm -hmm. hanno una predisposizione verso le nuove tecnologie. Sì. E I tutor sono invece ragazzi giovanissimi, sono ragazzi che sono appena usciti dalle scuole superiori, quindi sono appena diplomati. Mm. Abbiamo avuto molti studenti in corso all'Università di Rimini, quindi sono... Persone giovani, giovani che fanno questo pezzettino di attività nel loro, tempo, nel loro tempo libero. E quindi comunque il rapporto tra tutor e studenti è un rapporto buono, mi pare di capire? Sì, è un rapporto buono e credo che debba stare proprio lì. Nel senso che la, questa figura del tutor d'aula è, ehm, è una figura che eh, sostiene il docente nella sì. gestione dell'aula. Ma, sì, per me, è anche necessaria. Necessaria. Sì, perché molti. Eh, non hanno le prime nozioni a casa e ancora, eh, iniziano proprio da, da zero, da zero. Eh, da zero non mai visto e no, ma poi spaventati mano. oltretutto. No? Eh, C'è noi... questa paura di rompere. Noi le abbiamo visti ah, al corso, sì. e quindi eh, questi, questi ragazzi li seguono passo passo. Non sì, sì. è che c'è anche un bell'aspetto di scambio tra generazioni, fa, no? Sì, fa. sì, anche. E poi è anche un modo per socializzare, anche, con persone che non si conoscono, lì si diventa come proprio allievi della scuola, quando si andava a scuola, no? lì si comincia a dare consigli, pareri, sì. molto... Sì, si crea una bella atmosfera, poi anche che, perché magari tra vicini di banco c'è cioè quello più bravo c'è quello meno bravo quindi quello più bravo sostiene quello meno bravo poi c'è la corsa scusi c'è la corsa arrivare al computer sembrava che i computer le portassero via ma no invece rimanevano lì anche perché le aule sono predisposte perché ognuno ha una propria postazione e anche dove si trovano le aule, noi abbiamo deciso di fare questa scelta di utilizzare i laboratori informatici delle scuole. Quindi i corsi vengono fatti in orario pomeridiano negli laboratori informatici delle scuole. E abbiamo fatto molti corsi: stiamo facendo molti corsi all'Istituto Tecnico Industriale, nella zona Colonnella, abbiamo fatto diversi corsi alle scuole Bertola, abbiamo fatto un'esperienza alle Panzini. Abbiamo fatto diverse esperienze invece al, al centro studi di, di Viserba mm, e diciamo che le esperienze sono state positive. E da una parte noi utilizziamo nel pomeriggio delle strutture che le scuole non utilizzano e noi per questo piacere che ci fanno gli diamo un piccolissimo eh, rimborso spese, quindi anche loro hanno una minima una minima entrata. Ecco, in media chi eh, frequenta il primo corso poi continua o eh, Serafina e Sandra sono un po' un'eccezione? Allora, la corsa a continuare c'è, la spinta a continuare c'è in tutti, a volte va anche un po' frenata, arginata, arginata, okay. arginata sì, e perché e, mh, e, le, le persone che frequentano il primo corso devono rendersi conto che poi a casa quello che hanno imparato lo devono mettere in pratica e devono arrivare al secondo livello che è vero che è un secondo livello di base però con delle competenze non dico solide ma un po' esercitate e quindi spesso bisogna frenarli perché non tutti riescono ad arrivare a quel livello che gli permette di seguire con tranquillità il secondo livello successivo quindi va anarginato e gli si dice bene, adesso tu hai fatto il primo e ti eserciti a casa. Se non sei in grado di esercitarti a casa da solo, prendi degli appuntamenti e vai a fare con gli operatori la facilitazione digitale. Metti a punto quelle cosine che ti mancano ancora in modo tale che al secondo livello ci arrivi preparato. Perché chiaramente passare dal primo al secondo senza aver maturato. Una, una serie di conoscenze e di competenze rischia di non essere esatto, Infatti. di non essere una di non partecipare a un'opportunità che ti lascia qualcosa perché il secondo livello è tutto strutturato sulla, su internet sulla rete e sui servizi a cui ci si può accedere eh, in rete quindi bisogna sapere usare la testiera bisogna saper usare il mouse bisogna saper salvare file creare cartelle ritornare a eh, ritrovare quei file che si sono salvati insomma bisogna avere, avere una certa e sì, inf infatti dopo il, scusi, eh, dopo il primo corso noi abbiamo, fatto, eh, abbiamo preso degli appuntamenti per arrivare al sì, sì. livello superiore che andavamo mi sembra siamo andati 4 5 volte adesso non mi ricordo esattamente Comunque un'ora un e mezza prendevamo gli appuntamenti e abbiamo fatto, a parte che la facevamo già a casa, però e lì e abbiamo approfondito la situazione. Tant'è vero che al, al corso di secondo livello, quello migliore, e lì ho imparato a scaricare film, e musica, cartelle e più ne ho. Sì, ne ne così, sta ancora più seduto. Sì, sì, ecco, infatti, lei mi sgrida perché dice: Io a mia volta sì, mi a volte mi rinnovo. Passato passo tempo, me ne sono parlato. Disse computer, sì. solo computer. Comunque, va bene. Assessore, quali, quali sono i servizi digitali che il comune di Rimini offre a chi ha una certa dimestichezza o a chi la sta prendendo? Beh, ce n'è già molti. Ce n'è già molti. Da Rilfedeur, che mi viene in mente il più recente. Eh, quindi, sì. la possibilità Diciamo, le segnalo i servizi utili, no? e anche se poi tutti i servizi del comune sono servizi utili, però diciamo per il cittadino la possibilità di segnalare qualunque tipo di eh, informazione ritenga utile segnalare, insomma da un episodio spiacevole alla presenza di una buca in una strada, vuol dire cioè la, la, la possibilità di segnalazione online che poi viene gestita di fatto dall'URP che provvede a inaltrare la, la segnalazione a chi di dovere e a dare risposta al cittadino, poi c'è il pagamento dei tributi, poi c'è la prenotazione dei biglietti teatrali, poi so direi che proprio a 360 gradi i servizi che sono già online sono molti e molti saranno quelli che metteremo online nel corso dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Il progetto più ambizioso che è appena stato eh, varato è quello di digitalizzare tutto 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 quello che riguarda l'edilizia quindi dalla possibilità di consultare pratiche relative agli archivi, alla possibilità di presentare le nuove pratiche direttamente in formato digitale. Quindi, diciamo il progetto, Questo è il progetto più grosso che le menziono e che ci terrà coinvolti certamente per lungo tempo, però a, diciamo, per arrivare... Eh, a questo ci sono già molti servizi del Comune di Rimini che sono direttamente collegati. So, c'è modo di mm -hmm. eh, interagire col Comune attraverso il computer in modo molto, molto facile. Ecco, invece riguardo ai servizi o comunque a diciamo, attività che il Comune fa per diminuire un po' il digital divide, oltre ai corsi, oltre alla settimana di cui mh, parlavamo prima, c'è altro in progetto nei, diciamo, nel corso dell'anno. Dunque pensato specificatamente per, per tutti i cittadini direi che le, le cose più importanti che abbiamo detto sono queste, io le ho menzionato la Get Online Week ma come diceva prima Milena in realtà il punto pane internet porta avanti dei progetti lungo tutto l'anno, quindi voglio dire ci sono anche degli altri momenti di incontro, ci sono dei momenti pensati su misura per le scuole, ci sono dei momenti pensati su misura per le imprese, quindi diciamo esatto. momenti che coinvolgono varie eh, come dire, categorie di eh, cittadini e che senz'altro verranno portati avanti, nel senso che crediamo in questo progetto che sì, ci ha dato che... soddisfazione. Noi siamo lì in, as in ascolto, comunque, eh, nel senso che poi il punto Pane Internet è dislocato presso l'URPA anche per questo motivo, abbiamo delle orecchie in ascolto, per esempio, molti cittadini: è già più di un anno che ci fanno questa richiesta di organizzare corsi sull'utilizzo del tablet. Fino adesso abbiamo avuto una serie di, eh, di difficoltà perché servono le strutture giuste, serve un wifi che funziona e quindi abbiamo frenato mentre abbiamo fatto invece dei corsi e delle, e delle, delle attività di facilitazione sull'utilizzo dello smartphone che sono state esperienze innovative anche a livello regionale e nazionale. E, e quindi questa cosa ormai ci è entrata nell'orecchio e che credo adesso non ce la faremo prima dell'estate dove poi faremo una pausa, ma quando riprenderemo a settembre-ottobre vedremo di organizzare insomma, questi, questi corsi sull'utilizzo del, del tablet. Poi dopo sono successe altre cose, quando la regione l'anno scorso ha chiesto ai ai genitori degli studenti di fare la richiesta eh, per il bonus libri online era obbligatorio, eh, il nostro ufficio del diritto allo studio ci ha chiesto aiuto, date una mano a quei cittadini che non sanno farla questa procedura, allora lì abbiamo fatto un incontro pubblico in cui abbiamo spiegato come si faceva e poi abbiamo messo insieme un'agenda in cui si poteva prendere degli appuntamenti e con i nostri operatori dell'URC, che sono anche facilitatori digitali, hanno seguito una formazione ad hoc fatta proprio dalla regione Emilia Romagna, hanno, hanno aiutato queste persone a compilare questa domanda, questa procedura online. Quindi siamo lì, ascoltiamo, prendiamo le richieste e i bisogni e quando ce la facciamo eh, cerchiamo poi di, di, di creare delle, delle, delle attività. Ecco, quest'ultima di cui parlava ehm, rientra in quella che descriveva prima come facilitazione digitale, cioè il fatto che qualcuno possa venire a chiedere un preciso servizio, cioè come fare una, una singola cosa? Ma la richiesta può essere una richiesta come questa fa, per piacere, fateci questi corsi sull'utilizzo del tablet e prendiamo la richiesta. Oppure ci può essere, per esempio, non esisteva in realtà la facilitazione legata allo smartphone. La facilitazione, l'idea era sempre. Per aiutare chi aveva finito un corso di primo livello a diciamo, fare un po' di pratica. È nata così la facilitazione sullo smartphone. Arrivava la persona allo sportello, ho appena comprato lo smartphone, eh, non, nessuno mi aiuta. E allora abbiamo cominciato a dire: ma guardi, facciamo una cosa: invece di venire a fare la facilitazione sullo, mh, eh, sul, sul PC, eh, magari una parte di quelle ore le usiamo. Per fare lo smartphone. È chiaro che non le assicuriamo una conoscenza a 360 gradi, perché poi gli smartphone, i modelli sono diversi. Anche noi, insomma, cerchiamo di no, non è che conosciamo eh, tutti i sistemi operativi o tutti i modelli. Però comunque diciamo Però, le informazioni necessarie. E diciamo che ed è nata usare. questa cosa. Insomma, quindi la facilitazione è, è diventata anche una facilitazione per chi lo richiede. Eh, sullo smartphone, la persona viene lì con il proprio smartphone e dice: Bene, io so fare questo, questo, però non so fare questo. Che questo sì. Ecco, chi, ehm, chi vi cerca, chi avesse bisogno di qualsiasi cosa, da, da, da un corso a approfondire un aspetto particolare, dove vi trova? Come si mette in contatto con voi? Allora, il punto Pane Internet del Comune di Rimini è presso l'URP comunale, quindi noi siamo in piazza Cavour 29. E le aperture sono quelle dell'URP, quindi tutte le mattine dalle 9 alle 13 e ci sono due pomeriggi che sono il martedì e il giovedì dalle 14 alle 17. Oppure ci si può mettere in contatto con noi telefonicamente, il numero è lo 0541-704-704. Poi il progetto ha un account di posta elettronica dedicato che è pane internet tutto attaccato, chiocciolacomune.rimini.it. Per concludere, il progetto regionale ha un proprio portale dove ci sono le informazioni che riguardano tutti i punti PEI nella Regione Emilia-Romagna, tutte le news, quindi, quindi tutti gli eventi, i corsi che nascono in Regione e quindi naturalmente <coughs> nel Comune di Rimini. Ci sono una serie anche molto interessante all'interno del portale di dispense che ti aiutano a. Fare pratica, molti ci chiedono: ma non ci sono dei libri, dei testi. Sì, sul portale di pane inter ci sono delle dispense che sono state create ad hoc per questo progetto da dei formatori esperti sì, sì, ho e si possono tutti. scaricare. Sono a disposizione di tutti sì, e non sì. solo dei corsisti di pane internet. Uh -huh. e il sito internet è molto semplice: è proprio www.paneinternet.it Assessore, quindi per chiudere, il Comune è soddisfatto di essere stato capofila di questo, di questo progetto? Penso proprio di sì, ma io penso che anche la Regione sia soddisfatta di, di aver iniziato questo progetto e di averci... Abbiamo avuto recentemente un incontro con la Regione e devo dire un eccellente riscontro anche da parte loro, quindi io penso che sia un progetto che, sia, che vada mantenuto, consolidato e insomma che spero che altri riminesi parteciperanno. Ai corsi di formazione di pane e internet bene, noi rilanciamo questo invito a partecipare ai corsi, anche perché eh, la puntata che è andata in onda questa sera sarà disponibile da domani sul nostro sito internet www.riminisocial.it. Quindi un minimo di dimestichezza per, per arrivare da noi, insomma, fa sempre, fa sempre bene. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, ringrazio la redazione di Rimini Social che ha curato questa puntata con me, Emiliano Violante, Silvia Sanchini e tutte le associazioni che partecipano al progetto Rimini Social e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buonasera.